Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me il nostro Nicola Vizzarri, nostro chef. Bene, oggi cosa vedi più, gli ingredienti o le padelle? Mi sa che vedo più le pentole io le qua. Pentole, sì. Non lo so. Oggi cosa la ricetta farei? Di oggi è delle tagliatelle all'uovo ai prati nostri. Prati nostri, tutte le verdure fresche di stagione che abbiamo le mettiamo in varie pentole se vogliamo fare una cosa un po' più delicata e professionale. Abbiamo la base di olio extravergine di oliva, cipollotto, aglio, melanzana, zucchine, peperoni, funghi, cardoncelli e basilico. Adesso andiamo a vedere un po' le cotture. Come? Certo, sicuramente se parli con una casalinga e diciamo devi mettere quattro padelle per Madonna, fare... Madonna, questa ricetta non la faccio più, così no, dicono. Eh no, però diciamo che si può fare anche tutta insieme, nel senso man mano sì. Andando in ordine cronologico di tempi di cottura delle verdure. Però se riusciamo a fare il peperone cotto per conto suo, la melanzana, la zucchina, i funghi e poi lo uniamo, sicuramente avremo un primo molto più gradevole, molto più eccellente. Buono pure così. Sicuramente, perché ogni ingrediente rimane il suo gusto. Il peperone poi può coprire la melanzana e viceversa, quindi tutto si può fare, nel senso in cucina. Se abbiamo più tempo e più disposizione di poter lavare qualche pentola in più, facciamo così. Invece se dovessimo scegliere di farla in un'unica base, come può essere questa, un bel tegame, facciamo la base di cipollotto e aglio, andremo a mettere prima i peperoni, poi le zucchine, poi la melanzana ed infine i funghi. Ma devono passare 2-3 minuti da l'uno con l'altro. Noi oggi facciamo vedere in modo professionale, tra virgolette, come andrebbe fatto per avere un massimo risultato. Okay. Cominciamo. Se non c'ha le pentole a casa, ne fai una sola. Vabbè. Cominciamo con i nostri... Tu sai che io di battuta ogni tanto devo uscire. Certo. Un po' fuori strada. Andiamo con i nostri peperoni. Peperoni, mettiamo un po' di cipollotto fresco. Con il peperone e il cipollotto. Sì, io ci faccio il cipollotto. Mettiamo una tritata grossolana. Qua. Andremo a mettere un po' di peperoni un po' verdi, rossi e gialli, no? Dipende anche dal taglio che noi facciamo e come lo tagliamo, in modo che le verdure hanno la loro cottura, no? Sì. Siamo partiti con i peperoni. Poi diamo spazio alle zucchine, che mettiamo sempre con un po' di cipollotto, filo d'olio, sempre extravergine di oliva. Qua. E poi raggrupperemo tutte le verdure che hanno il loro gusto e sapore. Io la zucchina la faccio così, tolgo un po' la parte centrale, no? Insieme, dentro più o meno. Sì, la parte cubica, diciamo, che rimane dal nostro taglio è quella che rimane molle pure, vero? Tende a spappolarsi, quindi a dare un po' più... Non si può buttare, ovviamente. Lo possiamo tenere da parte per farci un brodo vegetale, no? Andiamo a mettere anche qui le nostre zucchine. Immagina se fosse tutto in una pentola. Infatti, mo sto vedendo, sì. Si può fare, tutto si può sì, fare. Sì, si può fare, però... Mettiamo un po' di olio. Alla terza pentola. Facciamo le melanzane. Qua. Mettiamo l'aglio. Che lo adoperiamo per la melanzana. E i funghi. Nel frattempo puoi calare due nidi di pasta. Sei non brava in matematica, Antonella? No, zero. Infatti si vede. Perché? Ho detto cala due. Sto scherzando. Ma due. Tu sai che i nostri tecnici dietro le quinte amano mangiare. Scusate, ma è l'istinto. Certo, è l'istinto di chi cucina a casa, no?
È l'istinto. Armati della tua bacchetta magica, dai. Ma tu già mi guardavi a me cosa stavo facendo, che devo girare. Io purtroppo deformazione professionale, sono sempre con gli occhi di là e di qua. D'altra parte abbiamo fatto rosolare l'aglio. Mettiamo le melanzane. Puoi girare un po' le melanzane che tendono un po' ad assorbire l'olio. Puoi girarle, grazie. E infine finiamo con i funghi. Infatti se assorbe tutto l'olio di melanzane. Mettiamo un po' di aglio. Diamo una tagliata così rossolana. Ecco qua. Adesso puoi girare la pasta, visto che... Bene. Hai lasciato passare qualche minuto che si ammorbidiva, vero? Sì? Ormai. Vedo che c'hai 4 occhi, non 2. Mettiamo un pizzico di sale a tutte le verdure. Ecco qua. Poi le raggruppiamo tutte in un tegame, lo profumiamo con il basilico e condiamo la nostra pasta. Antonella, non ci sono più padelle? No, abbiamo tutte eliminate. Le abbiamo raggruppate qui, però senti che profumo, sì, guarda che bello. Sente. Ogni verdura poi è stata cotta al suo punto, no? Giusto? Certo, sì, sì. Quindi possiamo si andare... Si piglia tutto il suo sapore. Certo, e adesso ognuno avrà il suo gusto e il suo sapore. Scoliamo questa bella tagliatella all'uovo e andiamo a condire, ecco qua, con le nostre verdurine e amalgamare, no? Certo. Bene, andiamo a profumare con basilico, delle foglioline di basilico, andiamo a spezzettare con le mani, ecco qua, andiamo a formare il nostro nido di pasta. Raccogliamo le nostre verdure. Dei colori di verdure. Sì. Metto qualche foglia di basilico che non guasta. E un filo d'olio extravergine d'oliva. Rigorosamente 100% italiano. Il nostro primo è pronto. Non resta che riproporlo a casa. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Grazie. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.